Ciao amici di PTG, io sono Felicia, ben ritrovati. Questa è la mia cassettina settimanale, due o tre persone mista. Questa settimana è molto particolare perché si festeggia, è la festa della donna e cercheremo di utilizzare la cassetta proprio anche in funzione di questo. Ma non provate a festeggiarla solo lunedì, La donna va festeggiata tutti i giorni dell'anno, come tutti i giorni dell'anno i nonni, i papà, le mamme, tutto quanto. Noi non tendiamo tanto a credere al troppo commerciale, tanto che non festeggiamo neanche il Black Friday. Da noi è tutti i giorni, perché creiamo un prezzo bassissimo tutto l'anno. Se ne volete sapere di più, scrivete qui sotto e vi verrà spiegato il perché. La spesa è servita! Grazie Felicia, e come vi abbiamo promesso la settimana scorsa, andiamo a vedere come funzionano le segnalazioni dal momento che, per chi ancora ci conosce poco, il nostro servizio è soddisfatti o rimborsati. Motivo per cui vi arriva la cassettina a casa e nel momento in cui andate a utilizzare uno o più ingredienti vi accorgete che presentano imperfezioni. Magari aprite la vostra pera e scoprite che all'interno è marcia oppure non è consumabile. Ora, noi cerchiamo di controllare al meglio che si può, così come selezioniamo i metodi di coltivazione più genuini che il nostro territorio ha per dispone e ci offre per quanto riguarda quel singolo ingrediente. Motivo per cui è possibilissimo che ci siano, ad esempio in agricoltura biologica, così come nella biodinamica o nella lotta integrata, ci siano degli animaletti, ci siano delle imperfezioni causate dal fatto che appunto stiamo mangiando meglio, stiamo mangiando cibi più genuini. Ora, il contadino ovviamente sa benissimo che quello è il frutto più gustoso, è quello scelto addirittura dalla natura per cibarsene. Noi vi diamo comunque la soddisfazione e quindi la garanzia di soddisfazione semplicemente in che modo? Ci inviate una foto al vostro referente, che conoscete benissimo e che vi assiste anche tramite chat, dell'ingrediente ovviamente il giorno stesso che ricevete la cassettina o comunque non appena andate a utilizzare appunto il cibo, la varietà che è oggetto di segnalazione. Ora, è importantissimo ovviamente che conserviate al meglio, quindi il primo consiglio che diamo è: se andate a fare la spesa quando arrivate a casa, mettete tutto in frigo. Allo stesso modo fate lo stesso anche con la cassettina che vi portiamo. Quindi sono cibi che possono avere, proprio per via della loro genuinità, anche una carica batterica o comunque una flora che può degradare più velocemente il processo naturale di decomposizione. Questo è garanzia di qualità, è garanzia di salubrità, è garanzia di quando noi cerchiamo di orientare le nostre scelte di acquisto verso il cibo prodotto come una volta, il cibo prodotto genuinamente, le metodologie migliori di cui disponiamo, quindi è normalissimo. Se ancora facciamo fatica a raffrontarci, a rapportarci con il baco nella mela o con la pera che ha l'ammaccatura ed è sensibile a questo tipo di imprevisti, è sensibile a questo tipo di occorrenze, semplicemente avete il nostro supporto che vi garantisce anche la soddisfazione. Quindi cibi genuini, cibi sani, cibi prodotti con amore e rispetto per chi li andrà a consumare, uniti a un bellissimo servizio di assistenza che più di così troviamo sia difficile fare. Quindi sapete benissimo come a questo punto effettuare le segnalazioni.
vi invitiamo a farlo perché ci aiutate anche a migliorare tutte le piccole, piccolissime fasi che ci sono nel velocissimo iter, nelle procedure che abbiamo per garantirvi appunto cibo freschissimo appena raccolto. Lo controlla chi lo produce, lo controlliamo noi, ma di base può succedere, è umano. Non è questo l'importante, l'importante è sapere che stiamo mangiando bene e sapere anche che anche sul freschissimo una buona organizzazione vi garantisce la soddisfazione completa. Quindi ripasso la palla a te, Felicia, e grazie ancora. Ciao! Festa della donna. In realtà qualcuno di voi riceverà la cassettina lunedì, qualcuno mercoledì, qualcuno venerdì. Non vi preoccupate perché io, in particolare, il menù che vi racconterò avrò piacere di farlo venerdì. La cassetta ce l'ho lunedì. In realtà quindi cercheremo di capire anche come dividere questo menù. Magari facciamo un giorno un antipasto, l'altro giorno il secondo, se non vogliamo tenere quel giorno il menù intero, perché è tanto, eh? Proviamo insieme a vedere intanto che cosa ci viene in mente con quello che c'è all'interno della cassetta. Un menù è festa. Festa chiama alcol, eh? Vi va? Ho pensato a un alcolichino che è molto femminile perché è delicato, con uno spumante e succo d'arancia. Ci saranno le arance? Le vedo già qua giù in fondo. Sì che ci sono. Eccole qua. Lo spumante è lui. Le dosi, scrivetele, 600 ml di Ribona, lo trovate nello shop, 400 di succo di arancia ben filtrato, chiaramente, eh? Viene chiamato cocktail mimosa, è proprio indicato per le donne perché è molto delicato. Quindi primo punto, un cocktail. Dopo il cocktail solitamente c'è l'antipasto. Antipasto, ho pensato a dei crostini. Li prendi, li smordacchi, li fai un po' come vuoi, però li vorrei creare un po' gialli. In realtà, come colorare in maniera naturale, senza coloranti chimici, una pietanza? Lo zafferano. Calcolando che è bellissimo anche solo a vederlo, ma soprattutto delle campagne di Ravenna. È di qua, quindi mi raccomando, lo state prendendo in tanti perché è proprio di qualità. Ne bastano pochi stimi per macchiare tantissimo ed è una macchiata di gran gusto. Io cosa ho intenzione di macchiare? Attenzione. Allora, il lattugone qua bellissimo, vediamo un po' cosa c'è. Molto interessante. Questo ortaggio tutto bianco si presta particolarmente. Ecco sotto, eccolo qua. Cavolfiore. Come colorarlo? Lo mettete all'interno di acqua, in ebollizione lo fate proprio cucinare e sgranate un pochino lo zafferano, acqua non troppa. Vedrete che piano piano lui prende colore, durante tutto il tempo di cottura lui assorbe colore e viene bellissimo. Per metterlo all'interno dei crostini create una specie di cremina, quindi lo schiacciate per bene, potete aggiungere qualche formaggio, oliva taggiasca, speck croccante, aperitivo perfetto. Piatto forte il primo, perché noi abbiamo usato l'acqua di cottura del cavolfiore. Anche qui si recupera, là dentro c'è lo zafferano che è preziosissimo. Non la buttiamo. Cosa facciamo? Prepariamo dei tortelli con crema di zafferano, tortelli ripieni di questa meraviglia. La vedete? Bella! È la borragine. Al supermercato, scommetto, di cantanti di voi non la compravate perché proprio non c'è. Questo è il bello della cassetta, tornare un po' alle origini dei nostri nonni e bisnonni. Appena raccolta, tutta pelosina, ma vi assicuro che se tagliate la parte finale,
la lasciate un po' in padella, aglio e olio, la tritate finemente, ci riempite i tortelli, crema di zafferano che ottengo con l'acqua di cottura del nostro cavolfiore, ma sopra mi serve qualcosa di croccante. O frutta secca, oppure vediamo se c'è qualcosa di interessante. Bellino! Sedano rapa. Se preparate delle chips sottili sottili di sedano rapa, le appoggiate sopra, qualche grano di pepe rosa, vi assicuro che farete un gran bel piatto. E questo è il primo. E il secondo? Come faccio a farlo giallo? Curry! Il curry ce l'abbiamo, lo trovate sempre nello shop, l'abbiamo visto qualche ricettina fa. Potrebbe essere pollo, pesce, frutta secca, pollo alle mandorle e curry è sempre un piacere, ma è un classicone un po' indiano. Se vogliamo rimanere sull'italiano, un po' di pesce, pesce zafferano, qualche pesce si presta anche col curry, quindi studiatevi qualcosa e scrivetemi la ricetta del secondo che volete provare a fare, perché io invece ho un dolce che è una bomba. È arrivata la super ananas, è gialla per eccellenza, non poteva non esserci nel nostro menù. Potete pulirla e la potete fare in due modi: o tagliata e grigliata con lo zucchero di canna, o grigliata proprio in forno, viene benissimo. Mettete qualcosa sotto perché inizierà a sgocciolare, è deliziosa anche in padella, arrostita è buonissima. Oppure potete fare una specie di, viene chiamato tortino della donna all'ananas, cioè tortino di pasta frolla, ananas caramellata sul fondo, crema pasticcera e pezzettoni di pan di Spagna ricoperto tutto di zucchero a velo. Provateci e fateci sapere. Ma gli altri giorni della settimana che me magno? Andiamo a vedere cosa rimane. Oh, la cicoriona bellissima che io amo tanto spadellata semplicemente con due acciughine. I broccoli belli, verdi. Mi raccomando, sto insegnando a utilizzare il gambo perché non si butta, si pulisce, se sgramagna, se sgranocchia. Cipolle, patate, le meline che sono piaciute tanto, sono tornate le famose annurca, frutti dimenticati, diamogli valore a questi che sono buonissimi. Poi abbiamo le arance di varie varietà, i mandarini, abbiamo quindi altre arance, qui sono le moro, abbiamo le nave. L'avete iniziata a prendere la spremuta tutti i giorni? Fateci sapere. Direi che a questo punto, viva le donne!